Margherite, crisantemi, ciclamini, bianchi e soprattutto gialli. Come ogni primo novembre che si rispetti, anche oggi i cimiteri si sono riempiti di visitatori e con loro di una miriade di fiori che mai come in occasione delle ricorrenze di tutti i santi e dei defunti si trasformano in veri e propri giardini. Primo di novembre non si manca mai di portare un fiore. Sì, certo. No, anche gli altri giorni, non solo il primo di novembre, sì, sì. Sì, è vero, bisogna... La memoria è una cosa importante. Sarebbe bello venire, non dico tutte le domeniche, ma insomma no, una volta all'anno. Le piante scelte quest'anno per adornare le tombe sono quelle legate alla tradizione funeraria, anche se l'ottobrata di questo 2023 ha un po' rallentato la fioritura di un classico come il crisantemi. Dalla classica pianta di margherite, che è anche bella non solo da portare in cimitero ma anche per decorare la casa, e anche altri fiori tipo rose, lilium e anche garofani, tutti fiori che praticamente vengono usati per il periodo. Ad essere cambiata piuttosto è la quantità o la dimensione delle piante che si acquistano per i propri cari. Si andava con la carriola perfino a portare queste grandi piante, queste grosse quantità di fiori al cimitero. Ora invece, per il fatto anche che molte persone vengono cremate, quindi si hanno spazi molto ridotti al cimitero, si portano fiori magari più di qualità, non so, un'orchidea, delle rose. Nel perfetto segno della tradizione invece la presenza di qualche piccolo rincaro, anche se quest'anno gli aumenti sembrano essere abbastanza contenuti. Abbiamo avuto qualche tipologia di fiore, magari un piccolo aumento di 50, massimo un euro, però grosso modo i prezzi sono rimasti come gli anni precedenti.